Benissimo, un brevissimo video per fare un escape room o un inizio di escape room in CoSpace usando la programmazione blocchi resa disponibile da questo strumento. Questo è solo un esempio, quindi andiamo in CoSpace, partiamo da una scena vuota, questa, e apriamo la libreria e ci mettiamo davanti alla telecamera, praticamente con search mettiamo door e cerchiamo una porta che mettiamo davanti alla telecamera. Ci accertiamo che facendo play si veda la porta davanti a noi. Ora, a questo punto occorre fare il tasto destro della porta. Andiamo a vedere che la porta ha due animazioni, la close e la open, a seconda che sia aperta o chiusa, ma soprattutto c'è la possibilità di abilitare la porta nel coding, quindi using coblocks, facciamo così, abilitato. A questo punto andiamo nel coding. E nel coding abbiamo il linguaggio coblocks e gli aggiungiamo qualche cosa che dovrà operare quando clicchiamo la porta. Quindi facciamo evento e a questo punto mi suggerirà quando la porta è cliccata e quando la porta è cliccata noi gli facciamo aprire la porta. Ora, aprire la porta si può fare con una action e fare l'animazione della porta. Quindi mettiamo l'animazione alla porta e gli diciamo che la porta si deve aprire. Quindi questo è il primissimo programma che possiamo fare per poter aprire una porta da dentro il CoSpace. Per vedere se funziona facciamo play, ci vediamo la porta, facciamo click, vedete che la porta si è aperta, quindi immaginiamo che c'è la possibilità di andare in un'altra stanza. Problema, piccola cosa che io mi sarei aspettato che cliccando si richiudesse, non lo fa e quindi dobbiamo fargli un programmino per farlo. Per fare questa cosa, all'inizio dei tempi ci creiamo una variabile che dice se la porta è aperta o chiusa e all'inizio dei tempi la porta sarà chiusa, appunto. Quindi nei data facciamo set variable e gli mettiamo la variabile door. Che la mettiamo al valore chiusa, closed. A questo punto, quando si clicca, dobbiamo domandarci se la porta era chiusa, la apriamo, se era aperta, la chiudiamo. Quindi dobbiamo prendere nel control un if then else, quindi andiamo negli if, abbiamo l'if then else questo if then else lo trasciniamo qua. E qui sicuramente dobbiamo dire qual è la condizione con cui si apre, no? E la condizione con cui apre sarebbe il valore con cui è definita la porta. Quindi dobbiamo andare a vedere le variabili che abbiamo, tanto magari possiamo ampliarle un pochino per vederle leggermente meglio. E nelle variabili abbiamo la porta. Prendiamo la porta e la mettiamo qua, ci accertiamo che sia selezionata la variabile door e ci domandiamo se la variabile door era uguale a closed, no? Ecco, qui il problema è che dobbiamo dirgli una variabile di questo tipo. Se non vedete questa variabile, cioè sarebbe una costante ABC, se non la vedete eventualmente andate e installate Advanced CoBlocks per vedere tutti i blocchi perché alcuni li toglie. Quindi se vogliamo vedere se la porta era chiusa o aperta, ci prendiamo questo, lo mettiamo dentro dove c'è il 2. E al posto di 2, cioè quello che c'era prima, mettiamo closed. Quindi diciamo che se la porta era chiusa, allora dobbiamo mettere l'animazione a open, quindi apriamo la porta, e in più facciamo Ctrl-C, andiamo qui, Ctrl-V, e gli mettiamo che la variabile a questo punto la porta diventa opened. Una cosa analoga la facciamo, quindi selezioniamo Shift Click queste due cose, Ctrl C, andiamo qua e facciamo Ctrl V, e vedete che ce l'ha messo praticamente sotto l'else, noi prendiamo, lo mettiamo dentro l'else, ok? E ci domandiamo se la parola della porta in realtà era set a dimension of door to closed. E set variable door to mettiamo closed. Ok, e così abbiamo fatto praticamente la programmazione. Per vedere se funziona, basta che facciamo play e clicchiamo e si apre la porta. La riclicchiamo e vedete che si chiude. Volendo possiamo anche vedere il codice che viene eseguito quando clicchiamo. Cioè se noi apriamo da là, clicchiamo e poi facciamo tick e
vedete che si è abilitato con le freccine le operazioni che sono eseguite. E se clicchiamo qua, vedete che è eseguito la if, è eseguito questa parte qua sotto, non so se è chiaro. Quindi clic e clic, clic e clic. Ora, questa è proprio la base in assoluto per poter fare aprire e chiudere le porte e di conseguenza cominciare a fare un escape room, perché noi possiamo fare in modo che la porta si apra solo se noi siamo in possesso, per esempio, di una chiave. Ma questo lo vediamo prossimamente. Per questo è tutto, buona serata.